Benvenuti in questo nuovo video dove parliamo ancora una volta di motocross, ma in particolare anche di come andare a impostare correttamente una seduta in modo da avere dei risultati più efficaci e più sostenibili nel tempo. Video adatto sia a chi attualmente si allena in autonomia, cioè non è seguito da un personal trainer o da un istruttore, ma anche per tutti coloro che magari hanno la passione per il motocross, vorrebbero migliorare le loro prestazioni anche atletiche e quindi spingere di più in moto, non si allenano ma vorrebbero comunque iniziare un percorso e vogliono capire quali sono i corretti parametri da tenere in considerazione. Il primo aspetto, cioè la prima cosa da fare quando andiamo a impostare una seduta, è avere ben chiaro questo aspetto, ossia l'obiettivo. Obiettivo che ovviamente può essere singolo ma anche più di uno. Interrompo per un attimo il video per dirti che se stai cercando un programma di preparazione atletica completo e specifico per il motocross o per l'enduro, sei nel posto giusto. Infatti con il programma che ho intitolato A Tutto Gas andremo a sviluppare le capacità più importanti di questo sport, come la forza, la resistenza, la stabilità, l'equilibrio e molto altro. Non è un'unica scheda, bensì una vera e propria programmazione di 9 settimane. Non avrai inoltre bisogno di particolari attrezzi o di grandi spazi, quindi clicca nel link in descrizione, scopri tutti i dettagli e ci vediamo di là. E dovrà essere impostato sulla base di quella che è la mia programmazione della stagione, qual è il momento attuale. Se per esempio adesso siamo a giugno, per cui siamo nel periodo di gare, avrò un obiettivo molto diverso rispetto a quando magari siamo a settembre, oppure anche dal livello di partenza. Obiettivi che, per fare degli esempi, possono essere magari il miglioramento di quella che è la forza, piuttosto che la resistenza, piuttosto che magari un potenziamento generale, oppure ancora, per esempio, siamo nel periodo agonistico, quindi di gare, mantenimento. Potrei avere come obiettivo quello di mantenere una certa condizione che io ho sviluppato in precedenza. Avere questo ben chiaro nella testa mi dà la direzione corretta dell'allenamento, altrimenti il rischio è quello di iniziare ad allenarsi senza non avere ben chiaro poi che cosa fare, o comunque avere ben chiaro il perché facciamo quello che facciamo. Il secondo aspetto da tenere in considerazione invece sono l'ambiente, cioè che cosa ho a disposizione. Ok? Che cosa ho a disposizione? Quindi i materiali andrò a vedere anche gli spazi e andrò a vedere anche i tempi, che ovviamente cambieranno di volta in volta. Magari c'è un giorno che ho a disposizione 30 minuti e quindi il mio obiettivo magari sarà ovviamente diverso, e anche il tipo di lavoro che andrò a fare. Posso avere un certo tipo di materiale a disposizione, oppure anche degli spazi ridotti, per cui a seconda anche degli spazi io dovrò modificare il mio obiettivo. Ok? Per quanto riguarda i materiali, qui stiamo parlando principalmente di un lavoro a casa, che comunque sia come impostazione va bene anche per un lavoro magari in palestra, e in quel caso i materiali spaziano da qualunque tipo. Per quanto riguarda l'allenamento a casa, io di solito consiglio pochi materiali ma molto efficaci, che ti permettono di lavorare su tutto il corpo e su tutte le capacità. In generale consiglio quasi sempre una fitball, pallone grosso gonfiabile, che ti permette di lavorare sia sulla stabilità, ma anche può essere utilizzata come panca a sostegno infatti anche di i manubri, per cui il secondo attrezzo che consiglio sono almeno due manubri, meglio ancora se regolabili, ok? Perché possiamo utilizzare anche delle bottiglie d'acqua, e le utilizzeremo, a volte le consiglio anche in chi ha i manubri, perché il fatto che ci sia l'acqua ti permette di lavorare su capacità che con i manubri non riesci a sviluppare. Oltre poi a due manubri, sicuramente almeno uno o due elastici, anche questi sono molto importanti, ovviamente un tappetino. Dopodiché tanta forza di volontà e tanto utilizzo del nostro corpo. Oltre a questo, se poi uno volesse investire ancora di più su dei materiali e quindi fare dei lavori anche più importanti, io consiglio sempre di acquistare almeno un TRX. Dopodiché possiamo arrivare anche addirittura a prendere una Flexibar, molto utile anche questa per andare a rinforzare tutta la muscolatura in modo anche abbastanza specifico in chi fa motocross. E poi, ancora meglio, una fluiball, cioè una palla ripiena praticamente di acqua, che a seconda del livello, del quantitativo di acqua che metti, ovviamente cambierà anche il peso. Poi ti permette di fare cose
molto molto importante anche sulla gestione proprio dei movimenti, delle torsioni, i momenti del peso nei vari assi. Al di là comunque degli ultimi due, sicuramente almeno la Fitwall, gli manubri, gli elastici e il TRX sono consigliati. Come spesa non andiamo, di solito i due manubri sono quelli che alzano un pochino di più, comunque sia non andiamo oltre i 100 euro, rimaniamo sicuramente sotto, ok? Ok, dopo aver visto appunto gli obiettivi, quindi avere ben chiaro qual è lo scopo della seduta e avere ben chiaro anche qual è il mio ambiente, quindi gli spazi, i tempi e i materiali, il terzo punto da tenere in considerazione, molto importante, è questo, ossia la corretta successione dei carichi. In poche parole vuol dire che cosa andiamo a fare prima e cosa andiamo a fare dopo, ok? Quindi qua scrivo praticamente la corretta successione dei carichi, ok? Allora, ci sono alcune capacità infatti che è molto che dobbiamo fare prima e capacità che invece dobbiamo fare dopo. Prima e dopo vuol dire che sono capacità che hanno bisogno, per essere svolte in modo corretto, di freschezza sia mentale che nervosa, altre invece dove abbiamo bisogno o comunque non necessita di freschezza. Andiamo a vedere nei dettagli quali sono quelle capacità da sviluppare. Nella prima parte, comunque, diciamo, prima all'interno della seduta, invece quelle quali invece dopo. Allora, tra quelle da fare prima, per esempio, abbiamo la forza. Ok? La forza è una di quelle capacità che dobbiamo fare in condizioni di freschezza. Per forza si intende lavori sulla forza pura, quindi forza massimale, che va già intorno al 90-95% della ripetizione massima, per cui abbiamo bisogno di una tecnica che viene svolta correttamente, con la massima correttezza, carichi altissimi, ok? Per cui dobbiamo essere riposati, ok? Siamo scaldati, si parte. Altri lavori sono anche la velocità, lavori di velocità pura, cioè sprint puri sui 10 metri o sui 20 metri. Sempre legati a tutte le variabili abbiamo lavori di forza esplosiva. Molto vicino a questi abbiamo anche lavori di potenza muscolare, ok? Anche questi hanno bisogno di freschezza per essere svolti. Diciamo che tutti i lavori con alti carichi o alte velocità vanno svolti prima. Ma anche, molto importanti, i lavori di tecnica, ok? Cioè, se io devo imparare oggi una nuova tecnica di guida, devo andare in pista, non conviene andare prima a fare una corsa di 45 minuti, magari anche con cambi di ritmo e poi dopo prendere la moto, ok? Se devo imparare nuove tecniche, magari faccio il contrario, ok? Lo stesso non è che mi metto a girare mezz'ora a diritto e poi dopo faccio la fine dei lavori di tecnica. No, conviene farli all'inizio per apprendere meglio e avere più freschezza appunto dal punto di vista, più lucidità dal punto di vista nervoso. Anche lavori di tattica, che sono molto legati poi anche ai lavori cognitivi, ok? Meglio farli prima. Lo stesso anche lavori di mobilità articolare, ok? Prima di che cosa? Cioè quali sono quelle attività che invece dovrebbero essere svolte dopo? Una su tutte è la resistenza, ok? Cioè fare lavori di resistenza, che non per forza può essere una corsa o in bici, ma può essere anche un lavoro a circuito, magari dopo lo vedremo meglio, conviene farlo dopo. Ok, fare prima lavoro di resistenza e poi dopo lavoro di forza esplosiva, il rischio è che devi fare lavori molto esplosivi in condizioni di affaticamento e il rischio anche di farsi male un po' aumenta. Oltre alla resistenza, anche tutte le varie varianti, come la resistenza sì, ma alla forza, la resistenza agli sprint. Altra cosa da fare dopo magari lo stretching. Anche qui c'è molta discussione. Stretching scritto male, ma corretto, credo, sì. Stretching c'è molta discussione, c'è chi lo fa prima, addirittura anche prima di una gara, io lo sconsiglio sempre. Tante ricerche ormai hanno visto che fare allungamento prima di fare lavori anche esplosivi porta praticamente il muscolo a avere dei microtraumi e quindi a aumentare il rischio di infortuni. Io anche prima di una gara non consiglio di fare stretching, o alla fine o addirittura meglio ancora il giorno dopo, dedicare davvero anche 20-30 minuti a fare un
un allungamento fatto bene in modo globale. Altre cose da fare dopo, lavori di stabilità, anche questi da fare prima ma anche dopo. Lavori di core stability, quindi plank, il ponte, tutti questi qua, diciamo che alcune ricerche indicano prima, altre dopo, c'è molta discordanza, per cui dipende un po' da quello che era l'obiettivo, sulla base di quello decido, ok? Poi magari lo vediamo anche nel dettaglio, la parte core stability la vedremo magari dopo. Comunque tenete presente che bene o male queste sono le cose a fare prima, queste invece le cose a fare dopo. Ora, il discorso può essere tranquillamente ribaltato nel momento in cui, per esempio, io ho come obiettivo il fatto di lavorare, faccio un esempio preso a caso, sulla tecnica in condizioni di affaticamento. Allora potrebbe essere giusto fare lavori di tecnica dopo i lavori di resistenza. Ok? Lo stesso anche lavori di tattica, ok? Anche di mobilità articolare. Io mi limiterei a questi, cioè le cose che possiamo fare volendo anche dopo sono principalmente questi. 1, 2, 3, 4, questa ce l'abbiamo già messa. Gli altri, per svolgere lavori di potenza muscolare, di forza esplosiva, di velocità, dopo c'è bisogno di un grande condizionamento nel tempo, cioè bisogna essere allenati per tanti anni a fare questi tipi di lavori, altrimenti io lo sconsiglio. Ok, per cui tenete presente che fin tanto che si lavora di tecnica va bene, il resto o tattica o cognitivo o mobilità articolare, core, il resto no. Ok, detto questo andiamo a vedere adesso come andare a suddividere la seduta di allenamento. La seduta andrà divisa poi in tre parti principali. La prima parte è semplicemente la parte iniziale, ok? Che non è altro che il riscaldamento. Ok, il warm up, che cosa andiamo a fare qui? L'obiettivo è aumentare la temperatura solitamente e preparare un po' l'articolazione a quello che andremo a fare dopo. Ecco perché qua è molto importante l'obiettivo, perché l'obiettivo non sarà all'interno della parte iniziale, la parte iniziale non sarà altro che tutti quei lavori che ci permetteranno poi di affrontare la parte centrale, che la vedremo tra poco, dove andremo a affrontare appunto gli obiettivi. Quindi a seconda di quello che io metterò dopo, a seconda di quello che è l'obiettivo, dovrò impostare un corretto riscaldamento. In linea generale io consiglio sempre di fare lavori di mobilità, qua, lavori di aumento della temperatura, anche questi dipendono, ok? Se devo fare lavori di resistenza magari mettere corsette, salti della corda, se invece devo lavorare più sulla forza mi concentro di più sulla mobilità articolare, magari faccio anche dei piccoli esercizi già di forza ma a corpo libero senza caricare, quindi dipende, però questi due. Volendo uno può inserire anche lavori di core stability, cioè di stabilità, però anche qua dipende dall'obiettivo, però diciamo che i primi due e il terzo dipende, ok? Nell'esempio che oggi faremo di obiettivo non ci metto il core perché lo metteremo dopo. Allora, quindi parte iniziale facciamo questo. Poi abbiamo la seconda parte che invece è la parte centrale, cioè dove andiamo a sviluppare l'obiettivo che ci siamo dati. E oggi come esempio, per modo di dimostrazione, il nostro obiettivo sono due obiettivi abbastanza opposti, cioè un mantenimento della forza, ok, più un lavoro di resistenza. Cioè il nostro obiettivo oggi è andare a lavorare sul mantenimento, cioè mantenere un buon livello di forza che abbiamo ottenuto nel corso dei mesi precedenti, però andare un po' a migliorare il discorso della resistenza, perché ci siamo accorti di essere un po' più carenti. Come lo impostiamo? Abbiamo già detto che lavori di forza, comunque di mantenimento, è meglio farli prima. Okay, per cui ovviamente mi metterò a fare, che ne so, adesso butto a caso, squat magari con bilanciere, farò magari anche degli affondi, posso fare delle trazioni, posso andare a fare anche delle spinte, quindi la panca piana, posso fare le spinte in alto, ok? Quindi insomma vado un po' a rinforzare tutti i vari muscoli, che posso fare più o meno generali, questo dipende dall'obiettivo, poi per semplicità li vediamo generali, posso fare uno squat, una trazione, posso renderli più o meno specifici, però comunque è questo. Posso fare magari 5 minuti di lavoro con la flexibar, questo magari lo scrivo qua. Posso
fare appunto lavori con la flexibar, quindi un lavoro anche più specifico per fare anche degli esempi. Posso fare dei piegamenti delle braccia in appoggio su delle schimmie, su schimmie, quindi per lavorare un po' anche sulla propriocezione delle braccia. E quindi me lo vado a sviluppare, circa mettiamo meno 35 minuti ci andiamo a lavorare. Il resto del tempo poi invece è lavoro di resistenza, quindi alla fine facciamo lavoro di resistenza. Io in questo caso voglio fare un lavoro a circuito, ho deciso. Potevo anche andare a correre 40 minuti, ma io oggi voglio fare un lavoro a circuito. In questo modo vado a lavorare principalmente sulla parte sia aerobica, sia di stabilità. Ok? Così raggiungo anche questo obiettivo di stabilità. E quindi mi imposto il mio circuito. Oggi facciamo un esempio, vado a fare 20 secondi di salto della corda. Magari poi dopo faccio 20 secondi di plank, frontale statico. Poi faccio magari 20 secondi di jumping jack, ok? Quindi metto tutti gli esercizi aerobici, non metto gli esercizi muscolari. Avrei potuto mettere anche, non lo so, degli squat, però non li ho già fatti di qua, per cui metto gli esercizi muscolari. Qua invece metto dopo plank laterale, poi magari 20 secondi di squat jump, che è più muscolare, ma comunque fatto in modo continuativo anche di aerobico. 5 esercizi, posso mettere anche un sesto, rimetto di nuovo un plank, stavolta metto plank reverse, ok? Reverse. Quante volte? Dipende un po' dal livello, ok? Io almeno per 4, 5 serie, anche 6, ok? Anche 7, dipende quanto tempo ho anche qua, ok? Comunque tra le 4, diciamo, e le 8 serie con un minuto di recupero una serie e l'altra. Posso fare di più, posso fare di meno a seconda di quello che è anche il mio livello. Posso fare 30 secondi ma un esercizio meno, oppure sempre 6 esercizi magari con più recupero. Insomma, quello lo andiamo a impostare poi a seconda di quello che è il livello dell'obiettivo. Alla fine poi di tutto andremo a fare, appunto, a svolgere la parte finale, che non è altro praticamente, queste le evidenzio un pochino di più. La parte finale, diciamo che vado a fare una sorta di ritorno un po' alla normalità. Di solito io, se ho fatto qua mobilità, qui ci metto magari 10 o anche 15 minuti di allungamento, insomma stretching. Possiamo poi aggiungere anche appunto 5 minuti di foam roller, ok? Quindi andiamo a fare una sorta di automassaggio. Foam roller, un altro attrezzo che vi consiglio, è un rullo più o meno rigida a seconda dei tipi, e andiamo a fare un automassaggio, quindi riportiamo un po' il muscolo nelle condizioni, diciamo, di riposo, ok? Di riequilibrio, anche tutta la catena muscolare. Quindi allungamento, foam roller, basta, concludere così. Posso metterci anche per esempio della corsetta di scarico, della cyclette, però se ho qua già lavorato la resistenza, metterci qui 5 minuti di allungamento, di resistenza, comunque di lavoro di scarico ciclico non ce lo metterei. Piuttosto quello che farei magari è anche mettere 3-5 minuti di lavoro di respirazione, ok? Lavori di respirazione che possono anche essere fatti all'inizio, io personalmente li metto di solito alla fine, all'inizio magari li posso mettere prima di una gara. Ok, per quanto riguarda il video di oggi è tutto, io vi ringrazio, e se avete delle domande, dubbi o dei chiarimenti che volete farmi, scrivetemi tranquillamente nei commenti e ci vediamo al prossimo video.